Amici, buongiorno. Ora misuriamo glicemia al digiuno perché diabete è un killer silenzioso e tante persone camminano con glicemia e alta di mattina a digiuno e non sanno. Diabete è una malattia molto molto brutta. Disinfichiamo, amici, con questo. Prepariamo questa bustina, questa qua, vedete questa strisciolina, mettiamo qui e prepariamo, però non ancora tutta, non infilata tutta. Prendiamo questo qua, ago, che ora brutto, brutto tempo, amici, perché ho paura tanta di questa qua. Farsi male è molto importante, amici, molto importante. No, importante, fa paura. È proprio a qualcuno più facile, a me no. Madonna, quanti volte, non lo so come devo fare, forte e veloce o piano piano. Comunque, dito più resistibile questo, bisogna fare lontano, pochino, mezzo centimetro da unghia. Madonna, veramente, veramente, ogni volta mi si stringe qualcosa dentro. Ago c'è qui, mannaggia. Mannaggia. Qualche volta, ecco, non è uscito, non esce. Fatto male, ora 2 volte ho uscito. Andiamo, vediamo, vediamo, forse poca questa. Mannaggia. Bisogna fare una volta per bene. Uscita un po' sangue, uscita, uscita, vedete? Ecco qua, veloce. Infiliamo tutta. Questa mi dice preparare test, applicare la goccia. Ora speriamo che mi basta questa goccia, perché qualche volta, se non, ecco qua, già no, 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 no. Ripetere test. Vedete? Ora ripetiamo test. Mannaggia. E con questo modo si sprecano questi qua e non va bene così. Mannaggia. Prepariamo. Ecco, mi dà scritto inserire striscia, vedete? Inserire striscia. Ora mi devo bucare altra volta. Ma bisogna una volta per bene. Oh, per bene, sangue deve uscire bene. Mannaggia. Ora sì, ecco qua, mettiamo questa, infiliamo, mi dice preparare, applicare goccia, ecco, applicare goccia, goccia c'è bella grande, ecco qua, allontanare dito, finalmente allontanare dito, amici, guardate voi, si vede già qualcosa o no? 120? Ma perché così tanto? Oh, 120 non deve essere. Io ho avuto sempre 96-98. Oh, 120. Ma poi ieri non ho mangiato nemmeno dolci, niente, niente. A digiuno parecchio io. 120 non è diabete perché pre-diabete 130 e dopo 130 già diabete. Non è diabete, però deve essere meno di 100. Oh. Mannaggia. Non va bene. Ora, fra un pochino voglio ripetere questa cosa perché sono preoccupata troppo, forse perché agitata, non lo so. Misuriamo mia misura. Era la seconda volta, per la prima volta era 111 per 70, molto molto bassa. Vediamo. Però non mi sento stanca, non mi sento debole. Sono le 9:30 di mattina, ora molto, molto, orario molto importante. Vediamo. Ecco qua,
Se caffè ancora non ho preso. No, direi perfetta, direi perfetta. Caffè non ho preso, colazione ancora non ho fatto, a digiuno questa qua. Ok, va bene. Buon caffè, caffè Borbone, bellissimo caffè qui in bar, pulito, nuovo, e siamo in Toscana qui. Wow. Passo sempre vicino a queste piante e guardo come crescono bene in vaso piccolo così, ristorante, pizzeria, meravigliosi, un vaso piccolo così. Lucidi, belli, soprattutto primavera. Wow, che bello! Bellissimo. Oggi bel tempo. Ieri piovuto, oggi no, oggi c'è sole. Ora vediamo questi pomodori. Cominciano questi pomodori. Vedete com'è? Tamburello si chiamano. Paolo, so cogliere. Vediamo, vediamo. Già cominciano a maturare, tamburello. Guardate quanti, mamma mia, questi si comprano su internet. Questo proprietario mi ha detto, guardate che albero e guardate che tronco ce l'ha questo albero così. È pomodoro, come pomodoro, ecco, sapore è questo. Io già un po' che ci penso a comprarli su internet, questi semi, voglio divertirmi, voglio mettere nel terra. Vedere chi viene qua. E questa zona nord, nel nord viene così, è così. Amici, è piovuto, 10 minuti fa è piovuto forte forte, ma ora bello caldo, gente cammina anche con maniche corte. Io sto cucinando mio pezzo forte. Questo è mio pezzo forte, amici. Lenticchie rosse con pezzo così di speck a dadini, porro, mezzo porro dato questi belli che ho portato da Livigno, pomodori secchi. C'è scritto ingredienti, pomodori e sale, basta, due ingredienti, non devono essere nessun conservante. Ora do questo cavolo, vedete, è mezzo cavolo, bello morbido, estivo, grattugiato sulla questa qua, fine fine fine. Devo lavare finestre perché è molto sporco, amici. Ora butto ancora 10 minuti e sarà pronto. Non serve cuocere tanto tanto. Vedete? Che sapore straordinario danno questo mix insieme, questi lenticchie rossi. Un sapore straordinario, amici. Ora butto questi. Ecco qua. Bene. Basta 10 minuti, non serve di più. Sale non ho dato ancora, ora assaggio anche sale. E questo sarà per 3 giorni, amici. 3 giorni mangiamo. Io risolto il problema se cucino questi qua anche a pranzo. Io mangerei anche a pranzo. Noi mangiamo di sera, capita anche a pranzo. Questo è il mio piatto forte e molto, molto salutare. Stamani ho mangiato questa ricotta di capra, ho lasciato un pochino, e il pezzo di questo qua, pezzo di cioccolato, assolutamente buono, amici, assolutamente. Profumo di leggermente amaro, dolce, molto gradevole, mi piace. È bello che non si può mangiare tanto questa cioccolata. E fa bene perché ho tanto cacao, più alto cacao è meglio è per salute. Ecco qua, io cucino dolce, amici. Voi che fate? Cucinate anche voi? Dolce cucinato a modo mio. Ho scoperto che non conviene stare, amici, tutto giorno e cucinare dolce, perché questo è più buono del mondo. Guardate qui, pane integrale al forno, altissima qualità. Ricotta di capra. Ecco qui abbiamo trovato anche poche calorie, guardate, frutta 80%, voi potete immaginare 80% di frutta. Amici, era in offerta 2,50 questo barattolo qua. Ecco qua.
Mio compagno prende questo qua da Conat, ma lui non guarda, lui prende e basta. Io guardo, vedete, 50% di frutta, ma qui c'è 80, molto molto di più. E questa bomba ora mangiamo noi due insieme, uno per me, uno per lui. Anche sotto, vedete, pane, dopo dato marmellata, dopo generosa porzione di ricotta e sopra ancora. Qui io ho già preparato fagioli da ieri, cambio acqua molto spesso, è stato tutta la notte. Ora stasera metto a cuocere, domani faccio zuppa perché io legumi tutti i giorni. Carissimi miei, caffè c'è? Ma mannaggia, non c'è caffè. Caffè da fare. Ora faremo caffè. Oggi a pranzo abbiamo mangiato finiti ova con prosciutto crudo, è molto buono. Mamma mia, come buoni questi uova! Io devo cucinare spesso. Poi abbiamo mangiato un pochino questo prosciutto. Mi sono dimenticato che io ce l'ho questo perché potevo mangiare solo cioccolato e basta. Frutta non ho mangiato, potevo mangiare solo cioccolato e basta. Mi sono dimenticata che c'è cioccolato, però ora mangiamo questo qua. Ora noi mangiamo questo qua. Amore, uno per te, uno per me. Vai. Bene. Mangiamo. In Toscana buonissimo, nessuno, c'è aria condizionata inverno dentro, fuori 40, qui 25. Sono venuta qui a prendere mia placca che deve essere nera, prima questa di vetro ordinato, poi diciamo cambiato idea perché queste placche costano una 70-80 euro, più di 1500 dovevo pagare. Ora ho preso nera. Sì, ecco qua. Sono qui, venuta a prendere le placche. Tutti i placchi. BTC mio. BTC è una buona marca.